Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi finalmente, come tradizione del venerdì, torniamo a commentare le carte uscite della promo degli Shapeshifter Team 3, quindi incredibile, per la prima volta un Team 3 di una promo. Perdonatemi se non avevo commentato le squadre uscite in precedenza, ma sono stato fuori per commentare vari tornei eccetera, e oggi però che sono qua ci tenevo a parlarvi di questi giocatori che sulla carta sembrano pazzeschi. Quindi mettetevi comodi e andiamo subito nel vivo del video. Primo giocatore che ci ritroviamo davanti è Leroy Ginola, carta pazzesca, 98 l'overall, quindi più 9 rispetto alla versione Heroes, 5-5. Quello che cambia però è il campionato, bensì non più Ligue 1 ma Premier League, quindi si rifanno all'esperienza al Newcastle di Ginola. Questo potrebbe incidere lievemente sul prezzo, ma considerando il costo di Cristiano Ronaldo, questo qua, viste le intese, potrebbe andare più o meno su quei valori lì. Come vi dicevo, il giocatore lo conosciamo bene, è clamoroso, le statistiche che gli vengono aumentate pure, perché vede più 8 di velocità, più 8 di tiro, più 8 passaggio, più 6 dribbling, più 8 difesa e 8 di fisico. Una carta che purtroppo ha un body type un po' particolare e quindi questo va comunque valutato. Però ha 99 di accelerazione, 97 di velocità scatto, un tiro incredibile, dei passaggi allucinanti, agilità che non vi sto manco a narrare, sulla quale però potrebbe incidere il body type, forza 92 che anche lo potrebbe un pelo penalizzare. Salutiamo gli amici dell'ambulanza che passano come al solito quando si registra il video, e 98 di freddezza, 98 di controllo palla. Questo è un giocatore che abbiamo visto l'impatto che ha avuto quest'anno, clamoroso, lo si può usare da punta, lo si può usare da esterno, lo si può usare da COC. Io sono molto curioso di andarlo a provare, spero di riuscire a portarvi anche la review se qualcuno mi dà la possibilità di provarlo, visto che costerà tanto, ma lui si presenta come il top player di questo team. Altro giocatore che troviamo sempre nel team Shapeshifter lato Hero è Mario Gomez. Ruolo esotico, ovvero quello di difensore centrale, e quindi rispetto all'ultima carta, Moment, prende più 1 di velocità, più 4 di tiro, più 1 di passaggio, più 1 di dribbling, più 47 di difesa e più 2 di fisico. Boh, onestamente faccio un attimo fatica a valutare questa carta, anche perché poi c'ha normale di attacco e alto in difesa come work rate. Pare molto veloce, un colosso di 1,89 m, discretamente agile, alta la reazione, statistiche difensive senza senso, anche molto molto forte, pecca lievemente in aggressività, ha degli ottimi passaggi, ovviamente venendo da reparto avanzato, ha anche un clamoroso tiro. Sinceramente anche lui mi interessa abbastanza provarlo, perché è una bella hit questo Gomez in posizione di difensore centrale. Mentre un altro giocatore molto caruccio che secondo me è uscito è questo Bartra. L'unico suo problema molto grande è il 3-3. Dicevo molto caruccio perché comunque in Liga giocatori così brevilinei, dotati però di un passo abbastanza lungo, non ci sono, o comunque ce ne sono pochi. Questo poteva essere una buona alternativa, però quel 3-3 purtroppo lo penalizza in maniera secondo me troppo grave. Mentre ritornando invece lato Shapeshifter Hero, abbiamo anche Ljungberg, 4 di stile skill e 5 di piede debole. Rispetto al Moment prende più 3 di tiro, 5 di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 3 di fisico. Boh, onestamente non vedo questi grandissimi cambiamenti per una carta che io avevo già provato, che non mi aveva convinto fino in fondo e che quindi già mi fa storcere un po' il naso. Non so che impatto possa avere. Ovviamente il ruolo consigliato è sempre quello eventuale di esterno o di seconda punta, ma considerato le alternative che ci sono, non è un giocatore che mi fa girare la testa. Tornando invece in Liga, abbiamo Morientes, 4 di skill e 5 di piede debole anche per lui, 1,86 m. Rispetto alla carta Heroes si becca più 6 di velocità, 4 di tiro, 16 di passaggio, 8 dribbling, 4 fisico e 4 difesa, per un giocatore che avrebbe caratteristiche anche potenzialmente da COC, non tanto da esterno perché non c'ha quel passo bruciante, quello speed boost, non tanto da seconda punta visto che c'è un body type un po' particolare. Peccato che non ha la quinta di skill, però questo Morientes sicuramente si inserisce all'interno di quei giocatori che potrebbero essere provati e potrebbero nascondere magari qualche sorpresa. Così come qualche sorpresa potrebbe anche nasconderla questo Riken, che becca più 10 di velocità,
più 6 di tiro, più 8 passaggio, 7 dribbling, 12 fisico e 6 difesa. È un 4-4, quindi anche qui non abbiamo l'eccellenza del 5 di skill per un giocatore che potenzialmente fa la fascia. Abbastanza veloce da valutarne lo speed boost, comunque 1,78 m, forza abbastanza normale, 90 di agilità, mi preoccupa un po' quell'86 di equilibrio che magari un po' lo appesantisce, però tra i giocatori usciti anche lui magari un try gli si può dare, visto che costerà anche 2 lire, peccato l'ibridabilità essendo tedesco e di un campionato abbastanza difficile. Ritornando invece ai giocatori tra virgolette normali, ragazzi, questa carta qua, molto attenti perché questo rischia di essere un fenomeno clamoroso. Ribéry, che rispetto alla carta base prende più 27 di velocità, più 27 di tiro, più 17 passaggio, 15 dribbling, 28 fisico e 16 difese, è 5-5. È allucinante questo Ribéry. Velocissimo, passaggi della Madonna, tiro che non vi sto manco a dire. Velocissimo anche palla al piede perché ha 99 di controllo palla, 97 di reattività, 99 di agilità e 98 di equilibrio, statistiche clamorose, stamina anche on point, forza bassa, 1,70 m, body type short and lean, quindi quel body type perfetto, raga, questo è fortissimo, ve lo dico, mi sbilancio, lo proverò, ma secondo me è allucinante, sia da esterno che da CC da seconda punta. Questo è il classico giocatore che messo seconda punta fa girare la testa agli avversari, tra skill cancellata, tiro cancellato, giro su se stesso con micromovimenti, veramente tanta tanta roba Ribéry, spero di poterlo provare. Un altro giocatore che spero di poter provare è questo Rashford, perché la versione 95 era diventata fortissima e questa qua riceve dei bei upgrade, soprattutto per quanto riguarda il tiro, il passaggio, il dribbling e in particolare 4 in più di agilità e 4 in più di reaction, secondo me si fanno sentire tanto. 5 di skill e 4 di piede debole, body type più unique, costerà un occhio della testa, da giocare principalmente da esterno ma anche da punta. Vista la sua fisicità e visto il suo speed boost potrebbe andare tranquillamente. Questo qua molto molto forte e spero di potervelo recensire. Sané, come al solito, riceve queste carte strabustate di fine anno. Rispetto alla carta 90, gli upgrade sono un più 4 in velocità, 6 di tiro, 6 passaggio, 5 dribbling, 6 di difesa e 3 di fisico, 5 di skill e 4 di piede debole. Per lui il problema rimane il campionato e la nazionalità. Le statistiche sono notevoli, però quello che mi preoccupa è il 1,83 m per body type unico, 86 di forza e balance e reactions 90, quindi potrebbe risultare magari un po' pesantino, palla al piede. Si potrebbe giocare da esterno, visto che comunque scoop turn suola li fa abbastanza bene, essendo un 5 skill con gambe lunghe, però occhio a sto Sané che quest'anno si è rivelata un po' una trappola in tutte le sue versioni. Abbiamo poi una versione di Valverde da terzino, che secondo me potrebbe essere molto interessante in un 3-5-2, che quindi fa entrambe le fasi, perché non solo ha ricevuto dei gran boost in difesa, velocità, passaggio, tiro, e quindi vi permette di poter fare la fase offensiva, ma vi fa bene anche la fase difensiva che faceva bene già l'altra versione. Poi è un 4-4, c'ha dei bei piedi, è molto agile, molto aggressivo, ottime le stats difensive, ottima la forza, ottima l'aggressività, quindi per me questo qua... tanta tanta roba da usare da esterno in un 3-5-2 o magari anche con terzino che sale, quindi che si sgancia e vi dà qualche possibilità in fase offensiva. Questo Felipe onestamente da mediano non è che mi convince tanto, perché ha 3 di skill, 4 di debole, 99 di forza, 99 di aggressività, sì, ma mi sembra quella la solita carta tremendamente boostata, guardate lì, più 30, 36, 34, 20, che viste le alternative a centrocampo non è che mi fa impazzire. Un salutone al nostro amico Cucurella, sarà contento il maestro Olli per questa versione da terzino di Cucurella che prende più 10 velocità, 10 tiro, 9 passaggi, 8 dribbling, 10 difesa e 14 di fisico, 4-4 per lui. Anche qua stesso discorso di Valverde, secondo me lo si può giocare tranquillamente da terzino e soprattutto tranquillamente da terzino con propensione offensiva anche in un 3-5-2, quindi da esterno alto che però poi ripiega in fase difensiva. Concludiamo questo video con Ole Gunnar Solskjaer, che è uscito pick in queste due versioni, da esterno e da trequartista. Nella versione da trequartista perde 9 punti di velocità ma guadagna 7 punti di passaggio. Io onestamente mi sentirei di consigliarvi tra le due versioni probabilmente più quella da esterno, visto che comunque si tratta di un 4-4, si rallenta molto da trequartista e non è che acquisisce queste grandi abilità, infatti non prende neanche il 5 di skill nell'altra forma.
però anche lui è abbastanza simpatico, certo difficile da ibridare magari in una squadra mista, però per chi ha una Premier League portato a casa poco ci può anche stare, occhio però che le alternative in quel ruolo non mancano. Quindi regà, siamo tornati con un video di questo tipo, fatemi sapere nei commenti che pensate di ste carte, quali vorreste che io provassi, in descrizione trovate tutti i link e la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno, io vi lascio un salutone, vi mando un bacione e ci vediamo presto, un salutone a Liberoschi, ciao!